Oggi abbiamo, se vedete, sono 7 anni che per un'associazione sono molto pochi, se consideriamo quello che è il mondo del terzo settore. Dopo 7 anni abbiamo 300 soci e abbiamo 10 sezioni regionali, di cui quella di Milano è, diciamo, una delle più attive in questo momento. Possiamo dire dai progetti che abbiamo fatto, soprattutto dalle esperienze personali che abbiamo fatto, che la tecnologia, insomma, quello che era il nostro spirito iniziale si sta confermando. Insomma, abbiamo fatto cose interessanti sia attraverso progetti fuori dall'Italia, quindi siamo andati soprattutto in Africa, abbiamo supportato ospedali installando del software, installando hardware, fornendo sistemi di telecomunicazioni, così come abbiamo fatto progetti anche in Italia legati al mondo degli ospedali, alla pediatria oncologica, piuttosto che progetti legati alle carceri o ad altre situazioni di disagio sociale. Quindi siamo andati con la logica del demando, cioè chi aveva bisogno all'interno delle associazioni del nostro supporto, noi cercavamo di recuperare attraverso i nostri volontari o le aziende che in qualche modo ci davano supporto, di qualcuno che li potesse aiutare. Laddove c'era un match tra la domanda e l'offerta, partivano i progetti. Quindi se guardate anche nel nostro sito i progetti, li vedete un po' sparsi, e il motivo è semplicemente questo: siamo andati sulle occasioni quando pensavamo veramente di poter fare qualcosa di utile e di, soprattutto di portare valore. Noi lavoriamo grosso modo su due grandi filoni. Il primo è quello come supporto non profit. Come dicevo prima, noi aspettiamo che le associazioni ci contattino per essere supportate da alcuni progetti, su alcuni progetti, oppure facciamo progetti che sono tipicamente tecnologici, quindi si parla di laboratori, si parla di training, piuttosto che di progetti specifici nell'Africa, dove noi siamo un po' più leader che non nei progetti di supporto alle associazioni. Oggi ne abbiamo parlato in maniera diffusa, però come potete immaginare un'associazione non profit di fatto è un elemento, una piccola impresa, quindi tutto lo spettro di supporto informatico che può servire a un'impresa sta all'interno di quelle che sono le nostre capability, quindi si va da fare corsi, insegnare informatica anche di qualità, a procurare strumenti informatici, a organizzare collegamenti in rete, videoconferenza. Qui li abbiamo un po' sintetizzati, però volendo estendere tutto quello che oggi è il supporto informatico professionale è qualcosa che noi possiamo portare alle associazioni. Qui chiaramente il grande limite è la quantità, perché il numero di volontari è limitato e il numero di ore che un volontario può dedicare è limitato, perché il vero nodo, il vero punto di constraint sta proprio nella nostra capacità. Così come qui abbiamo alcuni esempi di progetti che abbiamo fatto. Quello che vedete a sinistra è il carcere di Treviso, dove abbiamo costruito un laboratorio informatico per formare le persone al loro interno. Quello invece sotto è un progetto in Africa, dove abbiamo portato la tecnologia, e quella persona che vedete è un insegnante non vedente, per cui c'era un aspetto sia di tipo internazionale, solidarietà internazionale, ma anche quello di trovare degli strumenti che aiutassero una persona che altrimenti non avrebbe potuto svolgere la sua attività. Mentre a destra invece, questo è uno dei primi progetti che abbiamo fatto partire a Milano ed era su Brescia, il bambino al computer. Qui siamo andati nel reparto di oncologia pediatrica, abbiamo installato la rete, abbiamo recuperato PC che venivano dati ad uso gratuito ai ragazzi che dovevano rimanere qualche mese all'interno. E quindi in questa slide vedete un po' una sintesi, diciamo che si può andare da progetti internazionali a attività molto legate al territorio, comunque il punto nodale, il punto comune è tecnologia che aiuta persone che sono in uno stato di difficoltà. Questo per quanto riguarda ISF. Non dico di più perché tutte le informazioni sono sul sito e si possono recuperare, per cui rischio di essere ridondante. Ecco, come ISF siamo stati contattati di novembre di quest'anno da Telecom. Telecom voleva fare partire un progetto proprio approfittando dell'anno dell'indebitamento attivo per mirare quella che è uno dei problemi che abbiamo in Italia, cioè noi abbiamo mediamente l'utilizzo dei computer più basso rispetto a molte altre nazioni europee, mediamente abbiamo un'età, una popolazione con un'età più alta rispetto a molte altre nazioni. La somma di queste due cose, quindi mancanza di tecnologia e invecchiamento, fa sì che abbiamo un'area molto, molto importante da indirizzare per portare tecnologie, per far crescere alcune persone che altrimenti non potrebbero usare la tecnologia. Quindi vediamo se nella prossima slide. Questa l'ho recuperata dal sito di Telecom. Quindi Telecom ha detto: voglio far partire un progetto che abbia
la finalità di aiutare queste persone a entrare nel mondo della tecnologia, chiaramente per fare le cose banali, ecco, non per fare attività di chissà quale livello, per essere capaci di utilizzare un computer, di entrare in rete, di poter svolgere l'attività anche di cittadini, per esempio potendo parlare con la pubblica amministrazione. E la cosa molto bella di questo del progetto, quella che mi aveva inizialmente stupito e mi era piaciuta molto, era la modalità con cui Telecom la voleva fare. Cioè, è partita dall'idea che si poteva, oltre a fare dell'insegnamento, anche mettere insieme le generazioni. Per cui il progetto aveva una prima fase di preparazione, che era quella del sito, che poi facilmente si trova all'indirizzo www.nlsero.org, e la preparazione del sito del concept. Poi c'era una fase di training, chiamiamolo così, dove ragazzi delle scuole, quindi la generazione dei giovani, insegnava a queste persone senior che chiedevano di poter accedere al programma e faceva un primo training, quindi inserimento, attivazione se vogliamo nel mondo digitale, ma soprattutto come dire, cortocircuito tra generazioni. Questo nella prima fase. La seconda fase invece era quella poi della creazione di palestre informatiche dove quelle persone che avevano fatto il corso e possibilmente anche altre persone potevano essere aiutate nelle loro difficoltà. Quindi perché questo? Perché lo sappiamo benissimo, fare un training soprattutto di alfabetizzazione informatica, se non viene seguito poi da un supporto adeguato rischia di essere un picco che poi si perde in tempi molto brevi. Quindi al di là di quello che trovate nel sito, della descrizione, la cosa bella era doppia: da una parte si andava a aiutare qualcuno a entrare nel mondo informatico, dall'altra si creava questo cortocircuito con i ragazzi. Sono state coinvolte le scuole secondarie di primo e secondo grado. Questo adesso poi vi farò vedere la tempistica, è un progetto vivo, cioè siamo già in una fase avanzata, non è una semplice lettera di intenti. Il sito è già vivo, noi anche come Informatici Senza Frontiere lo alimentiamo con le novità e con quelle che chiamano question and answer, quindi qua si può già entrare, molte persone sono già iscritte a corsi, molte persone stanno già facendo i corsi. 12 sono le città che sono state coinvolte, e qua lo vedete, anche questo viene dal sito. Qui ci sono due informazioni, le 12 città e soprattutto il numero di telefono, che se qualcuno è interessato può chiamare per iscriversi ai siti e partecipare al programma. Milano, ecco, per focalizzare Milano, in questo momento ci sono i corsi, sono queste le scuole che sono coinvolte, con quelle date, quindi ci siamo praticamente già dentro, e su Milano adesso stiamo definendo con Telecom la locazione, la location per la palestra informatica che può essere attivata per dare supporto. Direi che non c'è molto di più, non ho molto altro da dire se non che fra poco vedrete le informazioni girare in termini di comunicazioni qua locali su Milano, mentre su altre città come Napoli, come Palermo, come Roma è già partito se vogliamo la parte di comunicazione anche con il coinvolgimento delle istituzioni eccetera eccetera. Importante è il fatto che è un progetto vivo, non è un format, e poi un partner, per voi Informatici Senza Frontiere, un partner di prestigio. Ok, grazie. In questo doppio ruolo, adesso sappiamo che abbiamo una seconda presentazione, sempre con questo, sull'argomento della terza età. Cedo la parola a Nicola, Nicola Marini, che è di IBM. Sì. Ok, grazie mille. Buonasera a tutti. Scusate, sono balzato qua da un'altra presentazione che avevamo qua al museo oggi. Vi racconto una storia molto recente di un progetto che ha avuto un iter nel 2011 e che adesso è in fase di valutazione per i passaggi successivi. Il tema è quello che immagino ormai conosciamo tutti, è quello dell'invecchiamento della popolazione, della aging population.
È chiaro che c'è un trend sull'aumento della popolazione, c'è anche un trend su quello che è l'invecchiamento della popolazione. Il Giappone e noi siamo i testimoni principali di questo evento, che non è necessariamente un evento negativo, anzi ha tantissimi aspetti positivi, però di alcuni di questi aspetti dobbiamo, come dire, cercare di facilitare, agevolare, cavalcare forse un'onda che probabilmente è il momento oggi di cavalcare. Una delle... Perché deve puntare? Qua, fatto. Sì. Troppo avanti, scusate. Chiaramente, lavorando in IBM, immaginate che vi parlerò prevalentemente di tecnologia, e in parte è così. Però in realtà vedrete il racconto è un racconto molto più articolato e profondo, perché se c'è un tema in cui la tecnologia può fare tanto, ma non può fare tutto, è sicuramente in uno di questi, in questo settore. Sicuramente da un lato però la tecnologia sembra perfetta per cercare di disegnare quello che è il classico scenario win-win in cui tutti vincono. Dalla parte bisogna delle persone anziane, che in realtà grazie alla tecnologia potremmo dire che possono essere soddisfatti in maniera forse più puntuale e precisa. Dall'altra parte i costi dell'assistenza, che possono o potrebbero essere ridotti e ottimizzati. E sicuramente per chi lavora nel mio settore, questo scenario e questa evoluzione demografica rappresentano sicuramente una serie di opportunità. Il discorso è che però c'è anche tutto un tema, che è quello che è stato trattato in precedenza, di quanto c'è da fare ancora per far sì che la tecnologia possa essere sfruttata. Culturalmente potremmo definire l'aging population, non sono io a dirlo, ma è l'OMS che definisce i 65 anni quella data per cui sei o non sei una persona che rientra in questo target, e poi potremmo stare a discutere su questo tema tutto il giorno se volete, però così è. E voi già immaginate quanti possono essere gli scambi che ci sono su quest'asse, perché quanti di noi magari hanno a 65 anni oggi hanno lavorato in un'azienda che già ha tutto un background informatico, e quindi quanta cultura informatica possono portare, o viceversa chi non ha mai avuto a che fare con la tecnologia quanta frattura ancora ha rispetto a questo mondo, e quanto potrebbe invece far gioco e sfruttare questo aspetto. Vi porto solo una citazione che chiude in basso a destra. Che cosa si può fare? Sicuramente si è fatto tanto, ci sono tantissimi progetti in corso, ma c'è tantissimo bisogno ancora di esperienza. E come fai a prendere delle buone decisioni con l'esperienza? E questo è uno degli obiettivi del progetto che adesso vi racconto. Lo scenario è questo: Bolzano, all'interno di quello scenario di Italia leader dell'invecchiamento demografico della popolazione, ha alcune perle. Un picco è nella città di Bolzano, nella zona di Bolzano, dove più del 22% della popolazione è già in quella fascia d'età che vi dicevo, ha un indice di vecchiaia di 158,8, cioè ogni 100 giovani si contano 159 ultra 65 anni, un ricambio a 144,7, un 100 persone che entrano nella popolazione attiva, 145 ne escono, e un indice di dipendenza, cioè ci sono 58 persone inattive, ogni 100 persone in età lavorativa. Sono numeri un po' così che raccontano quello che raccontano, perché se vi aggiungo che c'è tutto un background rurale per quella popolazione, che il territorio lo conoscete, è un territorio che ha una parte urbana, ma fa parte di quel territorio tutto il contesto di quel terreno. Un territorio che voi sapete ha delle problematiche fisiche di spazio. Bolzano e tutta quella parte di regione vive tantissimo il turismo, per cui per loro costruire un edificio che magari potrebbe essere una casa protetta, quindi dove poter portare delle persone che un giorno invecchiando potrebbero risiedere, rappresenta un problema doppio rispetto ad altri territori. Cioè l'urbanizzazione di quel territorio sottostà ad altre regole, dove fanno molto business in quell'area, col vino, col turismo. Per loro costruire un condominio significa portare via quel pezzo di territorio. Per loro è strategicamente cruciale, il territorio è quello che è, lo conoscete, quindi non è che c'è tanto spazio. C'è una sfida, quindi il comune a un certo punto si rende conto, siamo nel 2009 quando siamo stati coinvolti su questa tematica, che l'età cresce, il trend è quello, al 2020 probabilmente non hanno più budget per sottostare a quelle che sono le due richieste che hanno, cioè avere più persone
e cercare di dare più servizi. È chiaro che loro vivono all'interno della nostra nazione in una condizione più o meno privilegiata, che anche lì non è più così privilegiata, perché il nostro premier si sta muovendo anche su quel territorio e andando a cercare risorse rispetto a quello che è la storia. E questa è una considerazione da fare. Quella condizione privilegiata però ci permette anche, come dire, di portare dietro un retaggio che è quello di una cultura della cura, del rispetto, che secondo me va presa ad esempio, perché se si può fare lì, è vero, in una condizione qualche privilegiata, forse si può replicare. La loro visione è: come posso, a fronte di questa età che cresce e un budget che rimane flat o probabilmente decresce, cercare di offrire lo stesso servizio, la qualità della cura tra 10 anni? Taglierò i trasporti? Taglierò la cultura? Che però se taglio vuol dire che faccio una minore offerta a quelli che sono il mio target principale, i turisti. Quindi c'è tutto un lavoro che voi vedete, è una palla dentro un biliardo che continua a rimbalzare, le buche sono quelle, bisogna cercare di trovare la forma migliore. Domanda ai miei: allora scusate, ma tutta questa tecnologia di cui parlate, questo famoso smart planet, pianeta intelligente, può fare qualche cosa? Abbiamo disegnato un approccio insieme a loro, non noi da soli. Abbiamo studiato, abbiamo lavorato con i nostri attori, i nostri interlocutori, il Comune di Bolzano, il Dipartimento dell'Azienda dei Servizi Sociali, SSD, e il Dipartimento di Geriatria, quindi questi erano i nostri interlocutori, con i quali ci siamo seduti a un tavolo per disegnare un modello che noi abbiamo chiamato Smarter Care, perché mettiamo la parola smarter a qualsiasi cosa succeda dopo. Lo facciamo però che c'è un criterio, una logica dietro che adesso vedrete. Tante esperienze, dicevo, c'è molto lavoro fatto in Scozia, in Irlanda, in Germania ovviamente, molte esperienze, se volete anche un po' troppo verticali. C'è però una considerazione molto interessante che fa il Dipartimento della Sanità UK, che ci dice che il telecare, cioè la cura attraverso le tecnologie informatiche, ha molto a che fare con la filosofia della dignità tanto quanto ha a che fare con la tecnologia, e questo ve la dice lunga su come mi piacerebbe raccontarvi la storia di oggi. Quindi abbiamo provato a ragionare in un disegno tecnologico che partisse da questo paradigma, ed è una storia che secondo noi ci permette di raccontare qualche cosa che gli assomiglia molto, se proprio non fosse tutto così. Perché quando tu porti tecnologia a quel target, e il target vedrete è 77, qualcosa l'età media delle persone con cui abbiamo lavorato, quindi ben oltre 65, persone che nessuno di loro aveva mai acceso un computer, quindi non era mai arrivato neanche vicino a una tastiera per cercare il tasto di home, mai posto quel problema. Quindi non è soltanto una tematica tecnologica, e questo secondo me è molto importante quando si parla del sociale. Quando introduci questo genere di argomenti devi farlo con tutto uno scenario. Lo scenario è comunicare con la cittadinanza, coinvolgere gli attori. Immaginate il classico background di un assistente sociale, è un background umanistico che vede la tecnologia probabilmente per dell'uso personale, ma che immagina spesso come una barriera, un filtro nella relazione con l'altra persona. In realtà, e quindi sono stati forse più difficili da coinvolgere inizialmente, perché c'è un pregiudizio, se volete, ma è normale, ce l'abbiamo tutti i pregiudizi, quindi non è una considerazione negativa, ma nel come la tecnologia possa in qualche modo avvicinarmi invece che allontanarmi, perché è come se mettessi un filtro, in realtà non è così. Quindi un grosso lavoro è stato fatto con gli operatori. Comunicare alla cittadinanza, vi farò vedere cosa significa, significa coinvolgere le persone. Significa poi prendere tutta una mole di dati e mettere l'intelligenza dietro, che credo sia una delle cose che forse viene a sapere meglio. Monitorare dei dati con una logica di qualità di quel dato, tematica tipica, quanti falsi positivi, quanti allarmi scaturiscono in un evento se tu stai monitorando uno spazio, che sono quelli che ti fanno perdere energie e risorse, se ho soltanto una persona che si occupa di quel territorio. Quanta correlazione c'è tra quello che sta succedendo e le informazioni reali, e quanti segnali informali ci sono che io posso interpretare. Il progetto si chiama Abitare Sicuro, è durato 6 mesi, in realtà qualcosina di più. Abbiamo iniziato il 1° di gennaio del 2011 e abbiamo finito a novembre. Una parte del progetto è finita a giugno, ma noi siamo andati avanti ad acquisire dati fino a novembre per avere un modello più solido. L'obiettivo è quello di cercare di far sì che le persone possano vivere il più a lungo possibile a casa loro. Quando parlavamo della dignità, la casa è uno degli elementi più vicini al concetto, a uno di quelli che sono i concetti della dignità. Ho lavorato, questo è il mio spazio, il mondo degli affetti, ed è dove io voglio vivere, come è normale che sia, non c'è niente di straordinario in quello che dico. Ma a volte non è così facile poterlo rendere
attuabile per le mille ragioni. Uno degli obiettivi era sperimentare quale tecnologia potesse avere un senso e costruire un business case sostenibile, questo è cruciale, cioè per far sì che il comune di Bolzano a un certo punto potesse dire: posso introdurre queste tematiche in forma sistematica, quindi tecnologia è un processo di questo tipo per far sì che diventi qualche cosa che mi porta a far sì che quella di Vario e Tabaget in realtà diventi una linea comune. Il nostro target era questo, avevamo 77,1 età, quindi molti viene questo, più donne che uomini, perché così è la realtà demografica. Abbiamo suddiviso il target in due macro target, diciamo 15 e 15. A 15 abbiamo dato un PC a casa, touchscreen, ad altri 15 un telefono mobile. Tutti e 30 invece avevano un sistema di sensori che prendeva delle informazioni ambientali. Le informazioni ambientali sono state elette in uno spazio ben preciso che è la cucina, per tutta una serie di ricerche che abbiamo fatto. Vi dico già, abbiamo dimenticato la televisione come classico centro, si è parlato tanto della televisione digitale come un canale possibile, è già lì, fa due vie, quindi vede e riceve. In realtà abbiamo fatto tutta una ricerca e gli anziani ci dicono: la televisione è mia, non me la tocchi, è la mia finestra sul mondo, ho imparato a usarla, non voglio che nessuno ci metta mano. Quindi anche la televisione, che concettualmente potrebbe essere uno spazio dove tu puoi aggiungere tecnologia, c'è già uno schermo, più o meno sai già usarla, quindi mi levo qualche tema di usabilità, in realtà non è così. Non toccarmi, don't touch my TV, è proprio diventata una specie di frase chiave. Nello staff, quattro persone di assistenti sociali con una letteratura informatica media, sopra la letteratura informatica 0, non sto scherzando, ai quali abbiamo dato una serie di device. Abbiamo messo una serie di componenti che sono quelli che vedete qua, vi ricordate, vi ho citato 15 in mobilità, qui abbiamo dato un telefono touchscreen, alle persone abbiamo dato quel computer che è un PC rugged touchscreen, una roba molto dura, perché in realtà il modello probabilmente sarà con iPad o tablet, ma abbiamo voluto veramente testare una condizione estrema. È un oggetto che se ci versi una minestra addosso funziona. Quindi, perché non è mai successo, però concettualmente ci siamo detti, dovevamo cercare di utilizzare qualche cosa che fosse a prova di martellate, che si attiva semplicemente mettendo dentro una scheda con tutta una serie di dati preprofilati. In realtà poi abbiamo visto che invece non c'è bisogno di essere così cauti, si può dare qualcosa di molto più evoluto. E come vedete con la parte di sensore, tutte queste informazioni transitano, server, eccetera, eccetera, arrivano all'azienda di servizi sociali e a un altro target fondamentale, i parenti. La vita come funziona? Più o meno. Succede qualche cosa, chiamo la persona che conosco di più, tipicamente un parente, figlio, eccetera. Ma sono stati gli stessi parenti a dirci: non è che questo progetto, accidenti, ho mia mamma che ha 75 anni, vive da sola in casa, non è che può partecipare. Quindi il coinvolgimento degli attori è stato fatto sì da chi ha scelto autonomamente, degli anziani che hanno detto sì, voglio giocare, ma anche da tantissimo da dei parenti e anche da un sistema, secondo me, molto interessante, da quello che abbiamo chiamato gli angeli di prossimità, cioè da persone senza più nessuna relazione parentale formale, quindi hanno lo stato dell'anagrafe, lo stato di famiglia, non hanno nessuna relazione, li abbiamo, come dire, supportati con un disegno di chi voleva prendersi l'incarico come primo contatto, quindi persone che vivevano sullo stesso pianerottolo, nello stesso palazzo, nel quartiere, come prima relazione di contatto. Perché? Perché se io devo abbattere una serie di costi a monte, che è l'intervento di un'assistenza sociale per un caso specifico, quindi di un allarme, in realtà posso cominciare anche a ragionare di coinvolgere la comunità nella vita reale, perché comunque quel passaggio verso un parente, una serie di un figlio, una figlia, c'è comunque quando c'è, oppure con qualcuno che vive in prossimità. Faccio una digressione di 3 secondi per raccontarvi quando ho raccontato questa esperienza a Stavanger, in Norvegia. A Stavanger hanno scoperto il petrolio tanti anni fa, quindi centinaia, diciamo migliaia di persone si sono dirette e sono andate a vivere lì. Quindi nuclei familiari si sono sviluppati a Stavanger. Poi i figli, il petrolio è andato così. A Stavanger c'è il petrolio e non c'è altro, posto bellissimo però, insomma, i figli se ne sono andati a cercare lavoro da altre parti. E hanno un'esigenza esattamente come questa, su richiesta dei figli stessi, che con un fantastico senso di colpa dicono: sono a Oslo, sono a Helsinki, sono a lavorare a Milano, cioè sono andato in giro per il mondo, ma ho lasciato mia mamma e mio papà là. Possiamo
fare in qualche modo, e il comune di Stara, che era una community, un comune esteso, diciamo, sta ragionando su una logica esattamente di questo tipo, cioè di come posso dare aiuto psicologico ai figli che in realtà si sentono meno. Ma funziona così, non vi sto, credo, dicendo niente di nuovo. E i componenti li potete vedere anche in questa forma: da una parte c'è tutto un mondo di sensori, dall'altra parte c'è una colonna centrale in cui le informazioni vengono erogate attraverso questi canali che vedete. I dati venivano presi e veicolati attraverso SMS, email, abbiamo usato Twitter tanto, perché c'è, funziona bene, perché no. Abbiamo usato quelle che noi chiamiamo le dashboard, cioè dei sistemi di rappresentazione dei dati sul web, perché gli assistenti sociali un'ora al giorno sono in ufficio, ma soprattutto su mobile, perché le altre ore sono in giro per la città, perché sono pochi, si devono occupare di tante persone. E tutte queste informazioni sono fluite verso dei sistemi di analisi dei dati. Vi ricordate che ho parlato dello Smarter Planet? Perché si chiama Smarter Care questo progetto? Perché segue questi tre pillar che sono il nostro, come dire, timbro, che quando tu lo hai addosso a un progetto dici: ah, è un progetto dello Smarter Planet. Cioè c'è un'area di dati strumentati, di sensori, che trasferiscono informazioni attraverso la rete, la colonna centrale, fino a dove vengono elaborati con una forma di intelligenza. Vi ricordate che ho detto coinvolgere le persone, e abbiamo fatto così: siamo andati nelle case protette dove gli anziani si trovano, nei bar dove giocano a carte, dove fanno corsi di danza, per andare a raccontare il progetto. Quindi è nato tutto da un passaparola strategico e disegnato come percorso di comunicazione, oltre alla comunicazione istituzionale tradizionale, locandine, mail, tutti gli uffici, ma anche proprio andare a raccontare di che cosa si tratta, quindi spiegare che cosa si tratta. La classica domanda era: quanto costa? Se fosse più di bolletta, eccetera, eccetera. Era un progetto finanziato, ricerca da parte del comune, quindi non costava nulla. Ma la prima classica domanda era quella, non che cos'è la tecnologia, perché il senso di protezione in qualche modo credo l'abbiano percepito davvero quasi tutti. Poi l'altra cosa è che abbiamo fisicamente installato il pianeta intelligente, lo Smarter Planet, perché vorrei anche qua levare dal tavolo il concetto che voi parlate di siete sulla Luna e vedete questo fantastico piccolo pianeta che è da qualche parte. In realtà quello sotto lavandino sono io. E ci tengo molto a far vedere questa foto, perché il pianeta vero è questo qua. Cioè esistono, è vero, situazioni in cui sei a Dubai, a Shanghai, a Dubai, con la paletta scavi, metti la fibra ottica, copri e hai fatto il gioco. Ma mettete voi fibra a Venezia, peraltro l'hanno fatto il grande Michele Vianello, ma mettete voi sensori a, non so, a Bruxelles in piazza o da qualche parte, mettete voi sensori delle case degli anziani. Che cosa hanno gli anziani? Hanno la DSL, no? Hanno collezioni di bambole, hanno, come tutti noi, detersivi sotto il lavandino, cioè hanno la vita vera, e la vita vera è questa qua. È vero che il pianeta è molto strumentato, è vero che ci sono già trilioni di sensori in giro per il mondo, ma è anche vero che c'è molto mondo ancora che non è lì. Quindi c'è un pezzo da lunghetto da fare, ed è quello che vedete in questo caso. Quindi si tratta anche di fare questo passaggio. Infatti, non avendo la DSL, siamo riusciti a fare il trasferimento dei dati da tutti i sensori utilizzando semplicemente dei modem 3G. Quindi quello che è una classica scheda telefonica, in questo caso era la Telecom, perché il comune aveva un contratto con Telecom. Quindi un trasferimento dei dati ridondato per tenere tutte le informazioni, ma utilizzando... Perché? Ma perché, se ci pensate, oltre a essere così la vita vera, oltre a non avere la DSL anziani, ma se io devo mettere un sistema di monitoraggio dei dati in mezzo a una baita, e lì la DSL non ci arriverà mai, oppure devo magari monitorare una casa per una settimana, devo fare qualcosa plug and play, perché magari una persona è stata deospedalizzata e ha bisogno di essere supportata solo per 15 giorni e non per 3 anni. Quindi si può costruire anche un modello così leggero? Sì, si può fare. Accidenti, sono andato troppo veloce. Così che abbiamo veramente fatto una ricerca anche di quelle che sono le tecnologie spicciole, ad esempio i sensori sopra. Siamo partiti da un sensore molto grosso, elettrico, per arrivare a uno che vedete grande quanto lo vedete, quello è un euro, quello che vedete rappresentato lì, che funziona a batteria. Con un percorso di ricerca ha degli accentratori in basso, dai super rugged di Eurotech, un'azienda fantastica italiana che fa degli strumenti super professionali, e funzionano da Dio, però arrivare a scendere a degli oggetti molto più piccoli. Vedete, in mezzo abbiamo addirittura provato a utilizzare un computer Acer con Linux, quello che trovi da MediaWorld a 199 euro, per vedere se stava in piedi, sta in piedi, o arrivare a quella ultima cosa che è un plug PC, che è un piccolo computer che attacchi la corrente, che costa $100, che funziona lo stesso,
Perché? Perché i comuni, i soldi che hanno sono quelli, e anche le persone i soldi che hanno sono quelli. Per cui se si può risparmiare da qualche parte, ottimizzare e ottenere la stessa qualità, perché no? Non so se notate che c'è scritto in tedesco, quindi per darvi un ulteriore livello di complicazione del progetto sapete che è un'area trilingue, parlano italiano, tedesco e ladino. Quindi, ma anche questa è la realtà, e molti di loro parlavano soltanto il tedesco o soltanto il ladino, quindi abbiamo dovuto fare anche una politica dei contenuti mirata su di loro. Arriviamo a una parte dei dati che a me sta molto a cuore, che è quella che abbiamo portato a casa dai sensori. Va bene, voi direte, avete portato a casa quasi 250.000 record e che ci frega. Beh, innanzitutto comincia a darvi un'idea di quanto 30 persone mandino informazioni. Erano solo 30, su un target iniziale, se noi dovessimo domani mattina estendere il progetto abbiamo 120 persone, che sono quelle da cui dobbiamo andare immediatamente. Poi vi dico cosa succede dopo. Però questo è quello che producono come numero di dati. Qua però i dati cominciano a diventare interessanti. Abbiamo registrato in 6 mesi 541 alert e di questi il sistema era stato in grado, il sistema funzionava riconoscendo le differenze di un dato fuori norma, che 413 di questi erano dei falsi positivi. È importante stabilirlo, perché so soltanto magari un solo assistente sociale in giro per la città e scatta un allarme e questo deve andare là, ed è un allarme falso, vuol dire che quella persona non è potuta andare da un'altra parte dove magari c'era davvero bisogno. Poi altri due dati interessanti, vedete quel 34 gradi della temperatura. Ora, noi direte, vabbè, 34 gradi fa caldo, che problema c'è? Uno dei classici cause di morte della persona anziana è la disidratazione. La persona non si rende conto che si sta disidratando, ed è, se aprite un Google e cercate e vedete quanti sono questi casi, a Bolzano tantissimi, ma perché eravamo lì, ma se cercate in giro è così. Ovvero quel dato, un dato molto banale, normale, in realtà in questo contesto ha un significato importante. Può far scattare un allarme se ho il profilo di quella persona e sapere che cosa forse posso o non posso fare di conseguenza. Questo è forse la chart secondo me più significativa di tutte. Nei parametri che abbiamo monitorato c'era la CO, il monossido di carbonio. Ora, voi sapete benissimo che il monossido di carbonio è pericoloso di per sé. Se è troppo alto, ti intossichi, non ha odore, eccetera, puoi morire. E quindi, come dire, monitoravamo il monossido di carbonio, ma abbiamo visto che tutti e 30 i nostri utenti, tutti, avevano questo comportamento. Il monossido di carbonio sale alle 8, a mezzogiorno, alle 4, alle 8 di sera. Ricordatevi che il sensore è in cucina, quindi vuol dire che le persone andavano in cucina a fare qualche cosa, accendevano il gas e colazione. E qua, quello stesso dato del monossido di carbonio, che comunque devo portarmi a casa perché mi dice che c'è quel rischio, mi dice anche che quella persona di nuovo è viva, perché si sveglia la mattina alle 8 ha quel comportamento. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo settato il sistema per rilevare se quel valore saliva o meno, e nel caso non salisse partiva un primo alert. Ci dice un'altra cosa, che le persone mangiano, o comunque fanno un'attività in cucina che noi possiamo associare al mangiare. Informazione chiave per il reparto di geriatria, perché al reparto di geriatria la letteratura gli dice due cose: se una persona non mangia è o è depressa o probabilmente sta sviluppando un cancro alla gola, che sono le due cause tipiche in letteratura per cui tu inizi a non mangiare. E voi sapete che una persona va a farsi visitare, dice mangi, sì mangio, sto bene, e fino a che non ti accorgi del dimagrimento hai un lasso di tempo per cui in questo caso puoi cominciare davvero a fare prevenzione. Potrei farvi vedere 2 milioni di chart, ma vi ucciderei. Quindi vado alla conclusione. Alcuni pareri chiave. Guardate in alto a destra, per me era una compagnia, quindi quel terrore di avere la tecnologia come filtro, in realtà no, c'è qualcuno che si sta prendendo cura di me. Ho imparato a utilizzare la nuova tecnologia. Aneddoto, mamma che cerca di dare alla figlia un classico telefono a tasti, anzi se avete presente quelli grossi. E la mamma non l'ha mai voluto e adesso ha un iPhone perché ha imparato a usare il touch e ha scoperto. Quindi io credo che abbiamo l'opportunità del tema del digital divide, grazie anche a Mr. Jobs, di fare un doppio salto. Alla fine l'usabilità di quei sistemi ricade su di tutti, mica soltanto sugli iper geek che sono bravi a... E quindi se so utilizzare fisicamente, toccare le cose, capisco quanto è facile usarli, non mi spavento. Un'altra sfida era quella con i figli, classico. I figli dicevano no, non saprei mai utilizzarlo. E allora un anziano si diceva, mo ti faccio vedere, ed era così, davvero. Per alcuni era poco stimolante. Cosa è successo in quel caso? Il cellulare mobile, che vi ricordate vi ho detto prima, permetteva alle persone di dare delle informazioni. Ti chiedeva delle cose basate sul tuo profilo, come ti senti, hai camminato, dopo mangiato, ti senti su giù.
e tu dicevi come stavi, ad esempio, però non ti diceva è bene o è male, e quindi, come dire, alla fine si sono sentiti isolati. Quindi una grande lezione che abbiamo imparato è dai sempre feedback, sempre. E credo le cose, tema, il contenuto principale, mi sento più sicuro, cioè il tema finale è che le persone davvero si sono sentite più sicure. Abbiamo dato tutte le informazioni al comune e il comune ha costruito un modello per vedere se i valori ex ante ed ex post erano confrontabili. Quando dico questo, dico: se io sono in casa, ed è un caso che è successo a settembre, a una persona che non faceva parte del progetto, questa persona cade, rimane un giorno e mezzo sdraiata in sala. Per fortuna faceva molto caldo, le finestre erano aperte, passa un vigile, sente un lamento e questa persona viene salvata. Viene salvata come? Pompieri, carabinieri, polizia come sempre, guardia medica, gli assistenti sociali, la magistratura che apre tutta una per negligenza perché non si era occupato di una persona, viene ricoverata. Quindi mettete insieme il pallottoliere, sta 5 giorni in riabilitazione, che credo siano 1.472 al giorno come costo fisico, viene riportata a casa, non si sente più sicura, quindi c'è un assistente sociale che apre tutti i giorni. Quanto è questo costo? Allora, il comune ha fatto un lavoro, secondo me, intellettualmente molto onesto e si è messo a valutare negli ultimi 2 anni quali sono stati i casi solo di incidenti domestici che hanno causato eventi di questo tipo. E alla fine il risultato è che se si applicasse un modello che tecnologicamente assomiglia a quello che abbiamo raccontato noi, ma non è necessariamente che debba essere così, è un modello, hai delle economie di scala almeno fino al 31%. In realtà, se metti altri casi, probabilmente questo valore cresce. Quindi oggi dove siamo? A capire quale e come possa essere introdotto questo sistema, che è fatto in due modi. Da una parte è quello che il comune può fare e fisicamente proporre verso quelle persone che hanno necessità sistematicamente di essere supportate dal comune. Però in realtà, una volta che tu metti in piedi il backbone, la spina dorsale a cui trasferisce le informazioni e i dati, puoi dire: caro figlio e figlia, instrumenta tu la casa di tua mamma o di tuo papà e io ti permetto di attaccarti a un sistema che ti dà un supporto remoto di controllo e di supporto. L'ultimissima cosa, non ci sono, vi ho parlato di assistenti sociali, penso che oggi il nostro principale sponsor siano proprio loro, cioè quelli che all'inizio non volevano in qualche modo sentirsi raccontare questa storia, perché hanno capito quanto può essere utile al loro lavoro e quanto loro in realtà possono costruire relazioni personali, umane, ancora più profonde rispetto a prima, perché sono basate, come dire, su una condivisione di quelle che sono le tematiche principali, che è la relazione, e non parlare soltanto degli acciacchi e di altre cose. Grazie mille. Se ci sono domande, sono a disposizione, scusate. Ci sono domande? Prego. Sì, complimenti per il progetto, è veramente molto lindo. Fatto personale, ricevo dal telefono di mio padre un messaggio che dice tentativo di apertura della porta. Subito dopo ne arriva un altro che dice tentativo di sfondamento dell'esterno. Terzo messaggio, grave danno alla salute, che mi occupo, telefono a mio padre, come stai? Benissimo, grazie a tutti. Sono un po' arrabbiato ovviamente di questo. Quindi la domanda è: la gestione dei passi positivi, come tu dicevi, come l'avete affrontata con dei sistemi di esperti, sì, grazie a te per la domanda. È chiaramente un tema cruciale questo, perché è quello su cui tutti giocano la partita della parte di efficacia ed efficienza di tutto il sistema. Vorrei dire che, non avendo niente contro Beghelli, che fa delle cose fantastiche, qua non siamo nella logica del tele salva la vita, quindi è un sistema protetto all'interno del sistema dei servizi sociali, dell'azienda dei servizi sociali. È chiaro che poi, come ho detto prima, il passaggio attraverso un parente è chiave per ottimizzare una parte dei costi. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto sì che abbiamo messo un po' di intelligenza nella valutazione dei parametri, per cui ci sono dei fuori soglia, che sono quelli che fanno scatenare l'allarme, e c'è tutta una serie di intelligenza, quindi di esperienza su quel dato specifico, la CO, la CO2, le perdite d'acqua, eccetera, che mi permette di valutare entro quanto tempo quel valore rientra
in essere. Quindi prima di far scattare l'allarme è il sistema che fa un ragionamento, e devo dire che ha funzionato parecchio bene, perché sui 500 e passa che abbiamo avuto, 450 sono stati autorilevati dal sistema. Le altre sono state delle segnalazioni che hanno richiesto la telefonata, e vi faccio un caso fantastico, perché ero a Bolzano quel giorno, c'era uno dei sensori di fumo, questa persona frigge in casa e friggendo l'odore di fritto è l'odore di fritto. Quindi io ero lì quel giorno, quindi la mattina dopo addirittura suonato, abbiamo valutato che era nient'altro che una questione di fumo, vado a suonare e dico: ma lei ha fritto ieri? E si sentiva l'odore di fritto. E la signora mi dice: ma senti, avete un sensore anche di frittura? In realtà così non è. Diciamo che qua è la human experience che col naso non riesce a decretare che c'è la frittura. Però devo dire che abbiamo rilevato anche noi dei falsi positivi, cioè non c'è niente da fare. Quindi quello che possiamo fare è semplicemente mettere in piedi sistemi che imparino quotidianamente a definire il falso positivo, perché a un certo punto c'è una soglia di rischio di intervento. Vado o non vado? A fronte di tutti i tentativi, il telefono suona, nessuno risponde. È chiaro che la telefonata è la prima cosa, ma tutto il telefono suona, nessuno risponde, perché magari uno non lo sente, attenzione, chissà dove viene sospento, le solite cose, e quindi alla fine in quel caso è successo. Ma devo dire che il grosso, credo, del nostro piccolo successo sia stato quello di riuscire a definire quei falsi positivi. Dico un'ultima cosa sui dispositivi indossabili. Altra cosa tipica è dire: ok, sensore di caduta addosso al bracciale. Abbiamo cercato di lavorare tutte con tecnologie che non fossero addosso alla persona, proprio per evitare, me lo sono dimenticato, non l'ho caricato, perché c'è tantissima materia e tecnologia a disposizione sul mercato, molta che funziona davvero bene, però tipicamente una cosa che capita a noi è di dimenticare o di non ricaricare, e quello può scatenare un filone di eventi che alla fine... Allora cosa abbiamo cercato di fare? Di far sì che fosse una tecnologia trasparente nella quale non devo fare nulla. L'unica interazione, che erano quei due appuntamenti che vi ho detto mattina e pomeriggio, erano comunque richiesti, facevano parte di questo programma per portarci a casa quelle informazioni, ma il data entry in quel caso era semplicemente mettere una scheda preprofilata che mi accedeva al sistema. Prego. Allora, anch'io faccio i complimenti al progetto, sono molto interessato a questo tema. Volevo chiedere, avete parlato di 6 mesi di progetto, volevo avere un'indicazione, se è possibile, di costo. Ok. Poi un'altra domanda che mi ha colpito l'affermazione: stiamo pensando a un backbone, no? Questo sarebbe un tema da standard bellissimo, ok? Quindi volevo capire se IBM su questo si sta muovendo, sta pensando, non parlo proprio del dialogo tra i dispositivi ultimi, come potrebbe essere, che so, il Zigbee, comunque protocolli di comunicazione a breve, magari qualcosa di diverso, e niente, vi siete fermati solo al progetto di Bolzano, state facendo altri dialoghi? Accidenti, qua vorrei prendere un'altra ora. Vabbè, non sarebbe 5 minuti. Allora, sul discorso degli standard, parto da lì perché non ho detto una cosa: tutti i sensori comunicavano via Zigbee. Questo anche per Zigbee, è un sistema come Wi-Fi, un linguaggio di comunicazione dei dati. Molto interessante, perché ti permette di costruire delle cosiddette reti mesh. Perché è interessante? Se ho pochi soldi e devo strumentare un edificio, cosa faccio? Metto dei sensori nelle case, cosa che abbiamo fatto a Bolzano. Di questi 35 vivono in un condominio, la casa protetta di via Winkler. È un classico condominio con 5 piani e 4 abitazioni per piano. Tromba delle scale centrali, così vi siete fatti un'idea. Abbiamo messo 5 sensori in 5 case, i sensori comunicavano uno con l'altro, appartamento 1, con 2, con 3, con 4, con 5, soltanto il quinto comunicava i dati a un unico accentratore, cioè abbiamo messo solo un accentratore nella tromba delle scale, perché lì abbiamo fatto le prove e funzionava, e quell'accentratore è l'unico che comunicava i dati. Quindi cosa abbiamo ridotto? Tantissimi costi, tantissimo la logica di manutenzione e anche il costo di banda. E anche quello funzionava, l'intero palazzo con una SIM, era ridondata, ma con una SIM dati, perché neanche lì c'era la DSL. Questo per dirvi come si può fare. IBM aderisce alla Continuum Alliance, che è l'alleanza in realtà più sulla parte health del care, cioè su tutti i dispositivi medici di recupero dei dati. Però devo dire che qualche standard già in corso c'è, e noi stiamo lavorando per cercare di ragionare su come il mondo del care possa disegnare degli standard, staccandosi dall'health. La differenza non è banale,
perché qua noi non abbiamo mai portato a casa parametri vitali, che è la grossa differenza, la telemedicina contro il telecare. Quindi è importante definire queste due cose, anche perché devi stare sottostare a protocolli diversi, e invece noi stiamo lavorando ancora di qua su questo settore, che, seconda risposta alla terza domanda, apre tantissimi scenari, perché questo tema non interessa soltanto il care, interessa ad esempio il pharma. Tantissime aziende farmaceutiche si stanno spostando dal vendere il prodotto al vendere il servizio con il prodotto dentro. E ad esempio un servizio è sapere se e quando senti dolore e che tipo di dolore senti. Per cui il fatto di avere dei feedback e delle informazioni, ad esempio, è un tema. C'è moltissimo interesse su chi fa il cosiddetto smarter building, cioè l'edificio intelligente, che magari non ha nulla a che vedere col care, immaginate l'aspetto energetico. E quindi quante informazioni puoi portarti da un edificio, e quindi, ma la logica è la stessa, perché stiamo acquisendo informazioni. Infatti un pezzo di progetto che non abbiamo portato avanti per un problema di lettura del dato, di tipologia del dato, c'è una storia bellissima sulla nostra footprint di comportamento sul consumo dell'acqua. Ognuno di noi ha un'impronta diversa su come consuma l'acqua, e io posso identificare lui da lui perché so come consuma l'acqua, quindi riconosco il suo comportamento. Il problema è che il lettore dei contatori è in metri cubi, quindi non riesce ad avere una lettura in tempo reale di quel dato e quindi stabilire, ma in paesi in cui c'è ad esempio un ottimo sistema per sapere se qualcuno sta bene oppure no, perché riesce a capire dal consumo d'acqua, e vi assicuro c'è una letteratura fantastica in materia su cosa si possa fare. Il costo, il progetto è stato finanziato in parte dal comune, in parte da noi tanto devo dire, e in parte dalla Cassa di risparmio di Bolzano. Il valore di questo progetto è 80.000 euro come investimento, in realtà è di più, perché c'è stato un grosso lavoro di investimento nostro per sviluppare e disegnare questo scenario, ma capite qual è l'importanza di questo progetto, perché ha, come dire, costruito una specie di asset di riferimento. Poi come ci stiamo muovendo, così chiudo il discorso, con tantissime altre città in Italia, in Europa, Stavanger, non è un caso, cioè ci hanno chiamato per andare a raccontare l'esperienza perché la vogliono implementare in quella logica che vi ho citato prima. Ma ci sono altre città italiane che sono interessatissime a questo tema, anche questa città che ci ospita è molto interessata a questo tema, cioè su come si possono dare servizi attraverso la tecnologia in qualche modo, che come immaginate sottostà anche a un dato. Se ci fossero più infrastrutture, espongo una porta aperta, lo so, beh, sarebbe molto più facile poter mettere in piedi sistemi di questo tipo. Vi assicuro che dover anche supportare l'ultimo miglio è qualche cosa, cioè non dare per scontato che tu abbia a casa la bocchetta della DSL o in città un wifi di un certo tipo, e accidenti, ci obbliga ogni volta a inventarci un pezzettino in più di tutto questo lavoro invece che mettere a disposizione i servizi. Prego. Per quanto riguarda la relazione tra l'anziano e la tecnologia, sì, sono stati supportati, che la prendo in prima, ha detto che non hanno mai visto, ho detto, corretto, come sono stati supportati e che tipo di difficoltà o resistenze si sono avute? È una bellissima domanda che secondo me aggiunge un elemento. Noi abbiamo fatto formazione degli assistenti sociali, quindi sono stati i primi che abbiamo dovuto convincere prima e poi coinvolgere. Ma abbiamo fatto fare un salto, come dire, di digital divide, quindi abbiamo abbattuto una barriera anche in quel settore delle nostre forze produttive, che in realtà dovrebbero farlo, come tutti noi, attenzione. Però abbiamo abilitato anche loro a sapere di più della tecnologia, e sono stati loro che poi hanno fatto la formazione alle persone. Quindi è stata una catena che però ci ha permesso di educare, scusate, questa non è forse la parola più giusta, però è un verbo che secondo me rende l'idea, a due livelli. Quindi abbiamo fatto fare un upgrade al comune stesso, che quindi ha avuto adesso delle persone che sono competenti su tutta una serie di materie della quale non erano prima, anche semplici, anche un Gmail su mobile con Android, tre parole, un nome IBM, quindi posso dirlo tranquillamente, un mobile sì, che hanno, come dire, capito che cosa significa usare prima la posta e poi leggere fisicamente in temporale i dati che arrivavano dai diversi sensori, ad esempio, e interpretarli, e poi fare formazione su di loro. Una cosa che non vi ho fatto vedere, molto, devo dire, carina, perché secondo me dà dei spunti di discussione tra di noi, è abbiamo messo a disposizione degli assistenti sociali sia una classica applicazione con delle schermate, quindi i dati venivano presentati così, ma abbiamo fatto anche una versione di realtà aumentata.
in modo che tu, guardando la città, vedevi dove, qual era lo stato dei sensori. Ora, non dice niente di più, attenzione, perché non ti dice altro che quel sensore funziona o no tanto quanto un'altra schermata. Però, a Bolzano, quando voi scendete dalla funivia dell'Oberbozen e guardate la città attraverso la realtà aumentata e vedete 30 sensori che vivono sul vostro schermo, beh, vi dice come in realtà puoi utilizzare la realtà aumentata invece solo che per scoprire dove stanno i taxi, ad esempio, e quindi interpretare i dati e averli sott'occhio. Ripeto, funzionalmente non è che desse molto di più, ma dava la percezione di come tu puoi applicare questo, ad esempio se lo dai a chi deve gestire, se i pali della luce funzionano in una strada, guardi e vedi immediatamente qual è quello che è un problema, se quello è strumentato gli sta dando informazioni. Grazie mille, grazie.